Buongiorno a tutti e buon lunedì. Quante volte ci è capitato di partecipare a discussioni nelle nostre comunità di appartenenza sul concetto di guerre giuste e di guerre ingiuste? Negli ultimi 2 anni, di fronte alle tragedie belliche in Ucraina e in Medio Oriente, tale tipo di discussione si è di nuovo animata, in modo più o meno scomposto. Al di là dei tifosi delle parti in conflitto, le persone non schierate, su quali basi devono cercare di costruirsi un'opinione in merito alla legittimità o meno di una guerra, per poter poi formulare delle valutazioni o esprimere dei giudizi? Le atrocità di Hamas, i successivi bombardamenti di Israele, i civili usati come scudi umani o come ostaggi hanno riacceso il dibattito sui limiti della guerra fissati dal diritto internazionale. Ho provato allora a definire una specie di indice di questioni a cui provare a trovare delle risposte, anche tecniche e giuridiche, basate sulla normativa internazionale o sulla giurisprudenza formatasi nel tempo su queste fattispecie. Norberto Bobbio, nel suo saggio Le origini della teoria delle guerre giuste, proponeva al lettore 4 possibili categorie fondamentali di guerre, la cui analisi, diceva Bobbio, potrà giovare a chiarire le difficoltà del problema. Primo, guerra legittima e legale, cioè combattuta per una giusta causa e in cui i combattenti si attengono a norme precostituite. Secondo, guerra legittima e illegale, quindi giusta causa, ma non rispetto al come viene combattuta. Terzo, guerra illegittima ma legale, senza una giusta causa, ma combattuta secondo le norme vigenti. Quarto ed ultimo, guerra illegittima e illegale, senza giusta causa e combattuta fuori dalle regole del gioco condivise. Il filosofo torinese annotava che i positivisti avevano condiviso l'esistenza di 4 limiti legali della guerra, limiti fino al 1900 rispettati sostanzialmente da tutti gli stati. Primo, limiti rispetto alle persone. La guerra è diretta contro i militari e non contro i civili. Secondo, limiti rispetto alle cose. Non tutto ciò che è proprietà del nemico può essere oggetto di violenza bellica, ma soltanto gli obiettivi militare. Terzo, limiti rispetto ai mezzi. Esiste una serie di norme che disciplinano l'uso di certi che sono andati formandosi attraverso i secoli. Quarto, limiti rispetto ai luoghi. Riguardano l'estensione della guerra, limitandola alle cosiddette zone di operazione militare. La crisi di questa teoria, scriveva Bobbio, è intervenuta con la prima e soprattutto con la seconda guerra mondiale, che hanno fatto sì che venissero valicati e distrutti tali limiti formali e sostanziali. Di fronte alle armi termonucleari oggi, a maggior ragione, tutti questi limiti vengono meno e quindi, anche se la guerra fosse lecita, ma venissero usati tali strumenti di morte, bisognerebbe abolire i limiti. Oppure, come diceva Bobbio, mettere al bando definitivamente la guerra. Bobbio concludeva il suo ragionamento affermando che oggi la guerra non ha più limiti giuridici, né rispetto alla legittimità né alla legalità. Questi termini non hanno più alcun valore. Proviamo ad applicare la teoria espressa da Bobbio alle guerre in Medio Oriente, a quella che vediamo tragicamente combattersi ogni sera guardando dei giornali. Quali sono le norme di riferimento oggi? Innanzitutto la Carta delle Nazioni Unite del 24 ottobre del 45, sottoscritta dai 193 paesi che fanno parte dell'ONU, come ci siamo detti lo scorso lunedì. Ricordiamoci che anche la Palestina si è proclamata Stato nell'88 e partecipa alle riunioni dell'ONU con la qualifica di osservatore permanente, come lo Stato Pontificio e la Cina di Taiwan. Il diritto umanitario si articola invece nelle 4 convenzioni di Ginevra, messe a punto il 12 agosto 1949 e integrate poi con i protocolli
del 1977. E poi, molto importante, il documento denominato Statuto di Roma, sottoscritto il 17 luglio 1998, che ha istituito il Tribunale Penale Internazionale con sede all'Aia. Questo statuto non è mai stato firmato e accettato da Israele, come d'altronde anche dagli Stati Uniti. La Palestina invece lo ha sottoscritto nel 2005. In base a queste norme, quando è legittimo l'uso della forza militare? La Carta delle Nazioni Unite esclude espressamente l'uso della forza nei rapporti internazionali, con una sola eccezione prevista: il diritto naturale all'autotutela. L'articolo 51 della Carta disciplina proprio questo diritto, che è stato invocato sempre dallo Stato invaso o attaccato militarmente. L'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso può essere giudicato dalle norme del diritto internazionale come un atto che viola questo quadro normativo? E qui il tema si fa complicato, perché la qualifica giuridica di Hamas è controversa. Per l'America, per l'Europa e per gli altri paesi aderenti alle Nazioni Unite è un'organizzazione terroristica. Per altri paesi è invece l'espressione del governo palestinese. In ogni caso, le milizie di Hamas hanno violato tutte le convenzioni di Ginevra e anche lo Statuto di Roma, attaccando, torturando e uccidendo deliberatamente dei civili indifesi. Le azioni quindi di Hamas sono perseguibili secondo il diritto internazionale. Un'altra questione calda e molto dibattuta è questa: l'attuale reazione militare di Israele è da considerarsi sproporzionata? Come detto, il governo di Tel Aviv ha invocato l'articolo 51 e quindi il suo legittimo diritto all'autotutela. In ogni caso, però, tale diritto non può uscire dai limiti previsti dalla legge. Su questi limiti regna naturalmente una gran confusione e molta discrezionalità. Dove invece non c'è un rilevante dissenso è sull'utilizzo dei civili o come scudi umani o come ostaggi. Il Tribunale Penale Internazionale ha chiarito che costituisce crimine di guerra utilizzare la presenza di civili per rendere immuni da attacchi alcuni punti oppure la cattura di ostaggi civili. D'altronde la Convenzione di Ginevra impone la protezione delle persone civili in tempo di guerra ad ogni costo. Nel caso di Israele, alcune autorevoli voci di esperti in materia sostengono che dovrebbe essere il governo israeliano a far uscire da Gaza almeno i bambini e le persone più vulnerabili. Guerra giusta, dunque? Bel rompicapo, tragico e controverso. A lunedì prossimo. Nel labirinto del tempo, una finestra sull'attualità, di Riccardo Rossotto, tutti i lunedì alle ore 7 su Spotify e Amazon Music, una produzione di Zero Contenuti.